Velocemente, velocemente, delle piccole chicche di informazioni. Chi c'era ieri su Discord gliel'ho già un po' dette perché mi stavo un po' informando sul momento. Allora, il gioco è un gioco RPG con combattimento a turni. Ci sono delle carte che vanno a rappresentare le skill dei personaggi. Quando le carte vengono combinate, la skill diventa più potente. Allora, il design dei personaggi è molto bello. Volevo dirvi alcune cose importanti per l'inizio del gioco. Sono, allora, che in contemporanea ci saranno più banner. Sono entrambi banner temporanei, quindi potrete scegliere voi in quale di questi banner decidere di pullare. E lui. Allora, vi dicevo, comunque, ho completato il capitolo 1.4, quindi qua, i primi 4 stage iniziali, vi verrà regalato Matilda, che è un personaggio 5 stelle. I personaggi si dividono fra personaggi 6 stelle, 5 stelle, 4 stelle e 3 stelle. Matilda è un personaggio 5 stelle, è una buffer principalmente, e ce la regalano per aver fatto questi capitoli, e insieme ci regalano alcuni materiali, alcune cose si capisce da sé che cosa sono. Upgrade materials, lo dice il nome, sono materiali di upgrade. Ci sono anche delle caramelle, non so se servono sempre per livellare i personaggi, questo lo scopriremo via via. La cosa importante sono questi 1800 clear drop, perché questi clear drop corrispondono alle pull di un Genshin, di uno Star Rail. La differenza è che sono 1800 invece che 1600 per una multi. Quindi banalmente vi regalano una multi da tirare, quindi poi sceglierete voi se tirarla in un banner oppure nell'altro. Poi con il lancio all'inizio ci regalano appunto altre ricompense. Durante un login di 8 giorni che parte da oggi ci daranno una serie di ricompense, upgrade in material, altre cose e dicche, che è praticamente un support veramente forte. Classificato TRS per l'early game, diventa TRA più avanti, però già che ci venga dato un TRS regalato, signore miei, direi che appunto è una cosa affatto interessante. Quindi alla luce di questo io ve lo dico, perché magari a qualcuno di voi manca questo dettaglio importante, eccetera. E altre ricompense ci verranno date quando completeremo il Beginning of the Tale, che è una sorta di starter quest che ci saranno da fare, fatte tutte via via, piano piano. Ci regaleranno un'altra multi e anche altri materiali, tra cui Sonetto, che è un personaggio. Tra l'altro non è il personaggio, ma è la skin. Sonetto's Garment Parade Anthem, quindi la skin del personaggio. La versione majorette, quindi questo. Non mi sono vista niente, non so niente. Conosco soltanto un po' i personaggi perché volevo sapere già su chi pullare nel caso. Però per il resto non so niente, quindi non iniziamo ufficialmente adesso. いや、違う。ストームだ。ストームがやってくる。アイプ。なんだ?船酔いか? ちんと目をかっぴらいて意識を保て。この金魚のふんだもめ。ええ、いますよ、フォロワーズ。アップル号から送るラジオロックンロールに招かざる乗客がやってきた。この大海賊レグルス様がここ数日に及ぶあんたらのストーカー行為に対してて正式に取り調べをさせてもらう。これから起こるロックな日々を楽しみにするがいい。 Listen to Radio Apple. Come with me. Oh, Apple! Il personaggio quello fatto a mela! Ah, sì. Ah, tap the name to enter the name. Quindi questo è il nome dell'account. Perfetto. Quindi così voi create il momento in cui date il nome al vostro account. In session for this part of mystery technique, please read the manual carefully and use it according to the instruction and under the guidance of the technician. Perfetto, conferma. Firma qui, signer. No, non è abbastanza. È troppo lungo? Se no, metto Maui e basta. Troppo lungo. Attenti se avete dei nomi lunghi. Io, sapete, il mio è composto. Quindi, in realtà, faccio così e sono a posto.
Mi sa che inizia il fight. Ok, eccoci qua. Allora, come vedete ci sono delle carte che vanno a rappresentare letteralmente le vostre skill. I'm going to go through the basic principles of development and method of Arcanum Battle the Game. Beh, me le fa semplicemente selezionare e buttare lì. Se tieni premuto vedi cosa fa. Mass attack di 650 mental damage su 2 enemies. Tap gain la metti lì. Impostato il turno. Vanno. Ha detto sempre caro mi fu quest'ermo colle. Raga, ha detto sempre caro mi fu quest'ermo colle. Esatto, se tu clicchi una carta, metti buff. Ok, questo è un buff. Buff di turno dell'attacco e della difesa. E poi danno buffato a 300 invece a 150. Perché era, la carta era a 2 stelle. Perché l'avevamo unite. L'elemental burst. L'ha immobilizzata? Sembra frizzata per 2 turni. Però no, no, riesce a skillare. Il DJ set. Ora appena abbiamo le impostazioni metto in inglese per sentire meglio l'italiano. Che sicuramente... Oh, la burst! Questo ho detto in inglese. Bellissima! Accidenti! Una burst per scoppiarla! Letteralmente, cioè è bastata una! Una burst esplosa! Cinematic! Nani? Cos'è? I'm not them. Sono qui per proteggerti. What? 1966 torna indietro nel tempo! Al 1929! Someone familiar. Sonetto. No. Sì. Sonetto. The lake is overflowing. It's cold like a flowing. Allora, ha senso, ragazzi, che la prima sia scriptata e che sia sonetto, perché come vi ho detto, quando vengono praticamente finite le missioni dello starter ci regalano la sua skin. Immaginatevi regalare la skin di un personaggio che non vi regalano. Allora, io direi che continuiamo. Allora, crew, guardiamo leggermente il menu dei personaggi. Infatti ce lo spiega un po'. Allora, your bond with the character interact with them is increased. Ok, quindi c'è il legame col personaggio, i tag del personaggio, quindi se è un DPS, se è che ruolo ha. E poi abbiamo anche le statistiche del personaggio. Tap on them to see more details. E poi da quest'altro lato invece abbiamo per aumentare il livello, per aumentare il limite del livello del personaggio, quindi per portarlo probabilmente a una gradazione successiva. Internet awakened by insight, tap on them to more details, quindi altri dettagli. Adesso poi ci clicchiamo per farci un'idea. Queste sono le skill, ovviamente burst e le altre due skill. E poi increase the character abilities con altri materiali. Allora, vedete, ci sono, per fortuna mi sono tolta allo schermo, almeno è tutto pulito. Allora abbiamo le stelle, il nome, il legame ovviamente a zero perché abbiamo appena iniziato. DPS support control, quindi che cosa vuol dire? Che fa sia crowd control, che è un po' di support e anche un po' di DPS. E... Ozzinghiozzo. Let's go. Eccoci qua, la ruota del destino. Ok, luci magiche. Vediamo.
Ok, non c'è nessuno a 6 stelle, a occhio. Sono tutti a stelle più basse. Quindi, per ora il 6 stelle non si è trovato. La radio, fantastico. Poi, vediamo. Dor, questo è... Chi ha guardato con me le varie cose sa esattamente che cosa stiamo trovando. Questa è a 3 stelle, che è le gemelle di Shining. Poi a 4 stelle abbiamo con le piante Eagle, un bimbo bellino. 4 stelle sempre Poltergeist, carino. Di qua invece sempre 2 stelle Thor, questi sono, iniziano ad essere pezzettini. 3 stelle Plant. Ah, quella che lancia la frutta! Bellina! Bellina la lancia frutta! Beast, invece che non c'era nessuna, però è il cavallino. Qui dovremmo avere forse 4 stelle, se ho capito come funziona, sì. Mineral. Cappuccetto rosso, molto carina. E per ultimo... 5 stelle. Beast. Greetings to you, fair lady. May I present you a rose? Ah, seems like you won't fall for this cheap flattery. Ha detto che volevo trovare lei prima d'Eliana! Io prima Eliana ho detto, Eliana, ti voglio trovare anche in questo gioco! No!